questo progetto politico nasce dalla volontà di dare una proposta credibile e competitiva ai trapanesi, dare la possibilità ai trapanesi di scegliere una proposta vera, seria, per la città, che sia espressione di un'area veramente progressista, ma che allo stesso tempo sappia aprirsi alle altre forze politiche e anche alle altre forze civiche che in qualche modo condividono i nostri valori e la nostra visione per la città di Trapani da qui ai prossimi anni. Sono sicuro di rappresentare una buona porzione di Trapani che vuole una risposta diversa, vuole una risposta generazionale diversa, vuole che gente che è nata, cresciuta e investito su questo territorio si impegni affinché l'asticella si alzi ancora di più. Noi abbiamo un progetto ambizioso, non è un progetto elettorale, è un progetto per la città, un progetto di crescita, un progetto di attualizzazione anche della comunicazione, delle forme di interazione col comune, della transizione ecologica, di tutti quegli argomenti rispetto ai quali in questo momento non se ne sente parlare. Abbiamo l'esigenza di doverlo fare, abbiamo l'opportunità di farlo oggi insieme a questa alleanza che si presta ad essere importante ed ambiziosa, e pensiamo di essere realmente una risposta per Trapani. Non vedo il simbolo del PD. Non vede il simbolo del PD, ma vede un rappresentante del Partito Democratico. Io mi candido da rappresentante di questo partito, da dirigente del mio partito. Prendo atto del fatto che il mio partito non si è espresso in questa campagna elettorale, non ha dato un'indicazione di percorso, di voto condivisibile, quantomeno con la mia e con quello che rappresento anche fino ad oggi all'interno del mio partito. Non biasimo scelte diverse, comprendo, ma è arrivato il momento che questa città abbia risposte diverse, risposte migliori, risposte contemporanee, risposte che abbiano anche un progetto più ampio.